Ciao a tutti amici, oggi vi voglio annunciare una cosa molto bella. Il nuovo iPad, come potete vedere, è bellissimo. I nostri ingegneri sono riusciti a farlo fantastico. 499 dollari. Questi erano gli applausi. Adesso guardo, se sto leggendo un libro, adesso vi farò vedere un preview. Come potete vedere, i nostri ingegneri sono riusciti a metterlo tutto in 3 mm di spessore. Il grandissimo display enorme, molto generoso. Le icone potete schiacciare, poi adesso alle batterie scariche, no? Quindi rimane sta schermata qua. Poi potete girare la tastiera. Andate nell'ebook store, display rotea. Potete leggere un libro, anzi no, prima dovete comprare. Adesso si può leggere un libro semplice, meglio del link, sempliciotto, meglio dell'i-link. Si legge, si può anche schiacciare, si può anche sfogliare la pagina. Dovete fare così. Guarda, guarda, guarda gli effetti che i nostri ingegneri sono riusciti a fare. Ah, ritorna normale, perfetto. Ah, piaciuto lo scherzone? Allora, facciamo le personcine serie. Praticamente ho visto sull'iPhone su Tuat, 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 Tuaw. Ah, ecco, ha fatto lo scherzone anche lui. Dai, wow. Tutti allora ieri, la prima cosa che ho fatto al lavoro. Stampare davanti e dietro, incollare su una tavoletta. Questo è un tablet. Gli altri competitori non lo fanno così duro. Comunque ho fatto le foto, alcune tue Photoshop, così uscite in America. Non esce in America, uscirà tra 2 mesi. Poi voi direte: ma lo comprerai? Ma non so, sinceramente non mi serve molto. Però sto pensando che spesso quando sono in qualche posto non ho voglia di vedere il computer per vedere un sito web. Però questo qua è molto più comodo. Però c'ho l'iPhone, però leggere dall'iPhone non è che leggo molto perché è troppo piccolo. Gioco. Secondo me i suoi punti di forza non sono come quelli che voleva la gente, un computer. Cioè, è un Kindle. È un Kindle. Cioè, basta, serve per leggere i libri, riviste. In un futuro non sarebbe male. Cioè, in un futuro prossimo, se tutte le riviste fossero scaricabili, che ce ne sono già moltissime in America. Per esempio, sto Game Informer che mi arriva. Cioè, guarda che tutti prezzati, messi male. Cioè, poi a mia madre ha chiuso così. È tutto spiegazzato male, poi mi rompe. Cioè, beh, forse tutto qua è molto più comodo, eh. Cioè, poi con questo posso andare al bagno. Invece col giornale normale non si può andare. Poi l'altro punto di forza, secondo me, è i giochi. Però io se non ho molto tempo libero, secondo me va bene per quelli che devono viaggiare in treno tutti i giorni o in pullman, no? Magari su un bel pullman, non lo so, Poi giocano a GTA, se c'è il finimondo perché si fanno prendere la mano. Però secondo me i giochi potrebbe funzionare molto bene. Cioè, come dispositivo portatile tutti i giochi, batte tutti. Adesso non so se la PSP, la PlayStation portatile a livello grafico, sicuramente sarà anche molto più potente, però il monitor così grosso per giocare è bello, eh. No, anche giocare sull'iPhone è troppo piccolo, anche giocare sulla PSP è troppo piccolo, anche giocare sul GameCube è troppo piccolo, invece giocare qui è bello, molto bello. Poi vabbè, limitazioni, non c'è l'uso della fotocamera, non c'è la fotocamera, anche se si vocifera che saranno magari degli accessori, perché lì nell'agendina ci sono opzioni per scattare foto, cioè come la scatti la foto?
Sicuramente ci saranno gli accessori da attaccare qui, sicuramente. Poi serve la fotocamera solo per Skype, non per altro, perché secondo me scattare foto con questo è un po' stupido, sembrerebbe brutto, brutto. Cioè, magari funzionerebbe, ma brutto. No, divertite che scatto la foto, poi magari in futuro ci saranno gli iPad più grandi a 30 pollici. Mettetevi in pollice e scatto la foto. Dai, la volete in verticale, mettetevi in pollice, scatto la foto, scatto la foto. Ah, poi altra mancanza, i flash, sì, indispensabili. Infatti in flash non ce ne sono, quindi